Ciao ragazze e ragazze, oggi mi trovate in questa postazione vecchia, scusate, perché stavo sistemando in bagno, non era il caso. Allora, volevo riprendere un attimino questo trucco che ho fatto con questa palettina, questo prodotto qua che è sublime, con questo un po' e un po'. E un pochino di questa di Too Faced, ho applicato un pochettino di questo che è una meraviglia, con un pochino di questo che qua sembra un po' più chiaro, invece è bello strong e scuro. Ah, ecco, allora questi sono i Cupitaro, come cavolo si chiamano, di Nabla Pennarelloni, che ho, ne ho altri, ma che ho preso per perché volevo sistemare un attimo il make up che ho fatto stamattina prestissimo. E poi domani vi mostrerò di Kiko, che ne ho uno tipo questi, ma che è una favola, assomiglia il prodotto che utilizzo sempre io di Huda Beauty, spesso, perlomeno non sempre, ed è meraviglioso. Cosa vi devo dire, ragazzi? Non l'avevo ancora provato e prenderò altri colori visto che ci sono i saldi. Allora, prendo intanto questo scuro e con un pennellino vado. Pensavo di aver preso, vabbè, là in bagno è molto più comodo, perché qua se no se ti dimentichi, ciao. Questo qua è sul prugna, diciamo, con un pennello un po' ciccione, voglio sfumarlo un po' qua. Comunque bellissimo quelli di Kiko, ha un effetto bagnato ma anche bello fresco da sentire sulle palpebre. Io ce l'ho un color oro, oro, e l'avevo applicato un po' qua, ho fatto su un sacco di prodotti, ho messo. Ieri ho fatto la tinta, ho messo il cappello, poi, e non mi piace, poi dopo come rimangono, vabbè. E poi volevo come punto luce prendere questo qua, che mi piace proprio parecchio. Molto bello, lo sfumo un attimino per non dare proprio. Poi gli metto anche un po' di questo, sono tutti i colori che vi avevo già mostrato. Vado a sfumare con quello piccolo. Con questo mi da fare abbastanza in fretta perché, come sapete, si asciugano subito e buonanotte. Comunque a me piace un sacco, Allora, questo era, ho usato questi lupini, questo è quello azzurro. Poi prendo anche un po' di marroncino scuro, questo è il cappuccio, questo brown marrone,
Allora, io porto un pochettino qui. Ah, stamattina, come ogni mattina ormai, dopo che prima di accompagnare mia figlia, che una delle due adesso va per le 8:30, non più per le 8, passiamo un attimo al Carrefour a fare un po' di spesa, un po' qualcosa per mia mamma e mia sorella e per noi, brioche fresche. Non so, quello che manca, ravioli, no, quello che manca, insomma, focaccine quando ci sono. Oggi faccio tutto, vado per scendere dalle scale mobili, che io la macchina la metto sempre sotto. Su tre scale mobili ne funziona una che sale, l'altra stavano facendo manutenzione, pulizia, ne avevate la pesca, e l'altra ferma. Io sono col carrello, devo scendere, mi fa, non si può, è ok, gli ho detto, volo la macchina giù. Allora torna su, vai a cercare le guardie, 10 minuti per cercare le guardie. Io non so, se uno ha bisogno, proprio seriamente, dopo tutto quello che è successo, parliamone. Morale, trovo la guardia, gliel'ho detto, gentilissima, ma è venuto lì e ha cercato di con la chiave di una non andava, di sbloccare l'altra che saliva in modo da farmela scendere. Niente. Lui anche lui fa il buongiorno, si vede dal mattino e niente. Quello là continua a fare la pulizia, diciamo, a una scala mobile. Morale della favola, l'ha bloccata perché non andava neanche quella. Nessuno è giù. Morale della favola, appunto, mi fa tenga la sua borsa e mi ha preso il carrello e l'ha trascinato giù. Questa era la mia mattinata bellissima. No, che in questo periodo sono veramente tanto stanca. Ogni cosa centello tutto i minuti per poter fare tutte le cose nel limite, anche perché appunto con mia mamma, con l'ossigeno e devo dare una mano a mia sorella che non sta bene neanche lei. Insomma, sembra una catastrofe certe volte. Lo so che poi alla fine della fiera si spera, insomma, non dico nulla, però anche questa non ci voleva. Questo per dire che se uno ha bisogno, le guardie, meno male che dopo le ho trovate in giro, perché ho chiesto in giro, no, guardi, sono di là, no, guardi, sono di lì, vado di lì, mi può chiamare la guardia? No, non posso. Vabbè, cioè, una guardia mi ha detto, siamo in Italia. Mamma mia, ho capito però, dai, dai. Abbiamo risolto. Ora, volevo mettere, applicare questa matita, che è la, sempre brown, oggi è tutto brown, tutto marrone. Nostra, cosa ho acquistato l'altro. Poi ho pranzato già perché io pranzo presto. Ho fatto due lavatrici. Ieri ne ho fatte altre due e nulla, quindi dopo ho aspettato perché non si può, non so dove stendere, sennò potrei fare tutte e quattro in una volta, ma dopo dove stendo? E allora ho dovuto aspettare a farle tutte. Oh, ora, scusate, vi mostro. Poi mi devono arrivare dei prodotti da Look Fantastic in questi giorni. Allora, io ho applicato questa tinta labbra di Estée Lauder. È la numero 101, molto carina secondo me. Con la matita di quel colore
sembra un po' più scura, molto bella però. Poi sempre di Estée Lauder ho questo numero, questo rossetto 550, per me una coccola super perché è bellissimo, stupendo questo qua. Allora, oggi come mascara poi ho utilizzato questo che avevo preso ormai da mesi e mesi, ovviamente sì, ce l'hanno l'anno scorso, l'ho riesumato perché l'altro l'ho terminato, però ho riacquistato quello di Yves Saint Laurent, però quello nuovo, quindi quello nero, quello col packaging nero, che ha anche mia figlia. Vedete com'è lo scovolino di questo? Ne parlano tutti benissimo. L'ho applicato stamattina, non mi ha dato allergia, quindi termino questo e poi procedo con quello nuovo che ho sempre dietro, vendo il 10% almeno, meglio di niente. Ora su Yves Saint Laurent. Proprio bello questo, eh? La tinta è una tinta quindi a lunga tenuta. Poi volevo mostrarvi, perché io dico tanto però non ce la faccio a resistere, e ho acquistato anche questo di Charlotte Tilbury, che è questo illuminante. Scusatemi, molto fine. Questa cialda è un po' girevole, però non cade, dell'eccezionale era l'ultimo, perciò, ma è stratosferico. Questo è quello sul rosa. Siccome è bellissima, ma proprio bellissima a dir poco, lo so che ne ho tanti, ma siccome io con gli illuminanti ne vado pazza. Guardate qua, infatti ieri ho guardato un po' di tutorial e ne ho sentito parlare davvero davvero bene di questo illuminante, però quello color oro mi sembra, questo qua è color rosato, come io li preferisco, ed è questo. Praticamente Glow Lit, Pillow Talk Glow. Quello color oro, non so che packaging fuori, esterno. È così, è che si veda molto. Piatto, molto carino però, con le mie ditate è ancora più carino. Volevo mostrarvi il mascara. Lo trovo molto carino. Io ho messo di tutto, il colore, ho messo il rosa, poi ho messo questo che è bellissimo, io lo adoro, vedete? Quindi ha un po' di tutto questo trucco. E a me piace anche così. Anzi, vi dirò di più. Siccome, allora, aspetta. Aspettate un attimo, che faccio un'altra cosina. Voglio prelevare questo e questo. Volevo applicare un po' qua sotto. Mamma mia, dal vivo è davvero più bello, eh? Il mascara. Metto quello più scuro anche qua, da rendere più luminoso ancora l'azzurro che avevo applicato. Un bluetto per me. Piace proprio. Molto molto bello. Comunque
Comunque questa palettina che avevo già mostrato tempo fa di Too Faced è bellissima anche da borsa, è strascrivente, ha delle colorazioni top, bella. Niente, comunque questa di Tarte, io lo ridico, è stupenda, perché è stupenda. Volevo applicare, siccome però non ho portato, prendo con questo, perché a me piace moltissimo questo, così da creare più luminosità e un po' più di colore. Vedete? No, guardate, merita sia questa. E onestamente anche questo. Nulla, vi ho mostrato tutto. Poi vi mostrerò quelli di Kiko che vi dicevo, che molti penso che li usino già. Io li ho scoperti da poco e ve li mostro adesso. L'unica cosa che sono contenta è che siccome ci sono i saldi, costeranno anche meno. Quindi un bacione.